Si consolida la vocazione internazionale dell'Ipsia Pocognoni di Matelica con le sedi distaccate di Camerino e San Severino, merito del progetto Erasmus Plus a cui aderisce da ben 3 anni. Fino ad ora 100 studenti hanno potuto usufruire di altrettante borse di studio e volare in Belgio, Spagna, Irlanda, Germania e Polonia, migliorando così la loro conoscenza delle lingue straniere, in particolare l'inglese. Chi per un mese, chi invece per 3, ha trascorso del tempo in un altro paese per studiare, imparare e lavorare. Tutti gli studenti si sono fatti apprezzare per la competenza e disponibilità negli istituti che hanno frequentato e presso le aziende e attività in cui hanno lavorato, tanto che l'Ipsia Pocognoni è stata accreditata direttamente all'interno del programma Erasmus 2021-2027, che permetterà alla scuola di usufruire di fondi europei per la mobilità di studenti e docenti. Nell'auditorium della sede di Matelica si è svolta così la cerimonia di consegna degli attestati di merito ai 25 ragazzi e ragazze che sono volati in Europa quest'anno, per la precisione in Belgio e Spagna. A premiarli la dirigente scolastica Alessandra Gattari, le istituzioni e gli imprenditori del territorio che da sempre collaborano con l'istituto, vera fucina di talenti. L'Ipsia Pocognoni di Matelica, con le sue sedi associate di Camerino e San Severino, promuove questa forte europeizzazione, questa apertura verso l'estero, questa apertura all'Europa, perché sappiamo quanto sono importanti le lingue e quanto è importante interfacciarsi con qualcuno che va al di fuori dai nostri confini per ritornare arricchiti e per scoprire anche potenzialità e competenze che magari nella propria sede non sono state ancora rinvenute e si scoprono poi vivendo all'esterno. Questa bellissima in realtà, questa preziosa esperienza che, come ho detto prima nel corso dell'evento, fa in modo che il ragazzo e la ragazza che tornano a casa non tornano uguali a prima. Ecco, Belgio, Irlanda, Spagna, Polonia, Germania, lo vediamo alle sue spalle. I ragazzi hanno girato praticamente davvero tutta l'Unione Europea. Sì, hanno girato tutta l'Unione Europea, continueranno a farlo con l'entusiasmo che li contraddistingue, ma soprattutto con l'entusiasmo che contraddistingue l'istituto e i suoi professori e le sue professoresse, perché dietro a questo lavoro, dietro a questo successo, c'è comunque uno spendersi, un voler andare oltre la semplice lezione frontale che si potrebbe fare e mettersi in gioco per offrire molto altro. Ecco, un'altra cosa che oggi è stata certificata è il fatto che siete accreditati proprio per il progetto. È un accreditamento che dura 7 anni, quindi è un'opportunità che durerà anche per i prossimi anni, anche per coloro che magari si iscriveranno il prossimo anno al vostro istituto. Sì, infatti questo è un modo per dirvi che c'è un'offerta formativa garantita a 360 gradi con questa preziosa opportunità che non tutti gli istituti possono vantare. Dietro c'è un grande lavoro di squadra per raggiungere ciò e è un'opportunità, una realtà che il Pocognoni può vantare veramente a gran voce, visto l'entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze di ritorno e visto soprattutto poi quello che i docenti che si formano in Erasmus poi riversano su tutta la comunità scolastica. In attesa del prossimo volo, in cui saranno coinvolti 15 ragazzi e ragazze per un tirocinio di un mese in Belgio, abbiamo sentito com'è stata l'esperienza vissuta da 2 studenti proprio a Bruxelles. Voi siete andati in Belgio, la patria diciamo dell'Unione Europea, l'Erasmus è proprio una borsa di studio che permette di entrare in Europa e di dare uno sguardo all'Europa. Che esperienza è stata proprio nella capitale del Belgio? È stata un'esperienza bellissima anche perché ho potuto arricchire il mio livello di inglese, ma soprattutto perché ho visto una cultura diversa dalla mia. E io sono partito il 22 ottobre, sono tornato il 22 novembre. In Belgio ho lavorato in un ristorante e mi sono trovato molto bene. Infatti il mio datore di lavoro mi ha pure richiamato per ritornare a lavorare là. È un'esperienza bellissima e la consiglio a tutti di farla una volta nella vita almeno. Prima c'è da terminare gli studi. Certo, prima si terminano sempre gli studi perché la scuola è importante, infatti vorrei ringraziare anche la nostra scuola che ci ha permesso di fare tutto questo in maniera gratuita. E sì, prima si terminano gli studi, poi si pensa al futuro, ma è da pensarci. Ecco. Tu sei più piccola di un anno, però anche tu hai fatto questa esperienza a Bruxelles. Sì, io frequento il quarto e come ha detto lui è stata veramente una bellissima esperienza da rifare e ringrazio anch'io la scuola perché ci ha offerto un'opportunità fantastica e io invece ho lavorato in un hotel. Mi è servito tantissimo perché ho migliorato tantissimo la lingua, anche a relazionarmi meglio con le persone, mi è servito tanto e niente, veramente bello.
cosa vorrai fare da grande, diciamo così? La strada è già iniziata bene? Sì, assolutamente sì. Come ha detto anche lui, la scuola è tanto importante e continuerò gli studi tra l'università, poi, cioè, perché no, potrei anche andare lì, cioè in Belgio di nuovo. Hai fatto nuove amicizie? Sì, sì. Ho conosciuto persone fantastiche, sia anche di altre scuole, davvero bello. Consiglieresti ai tuoi compagni, anche quelli più piccoli, di partecipare al progetto Erasmus? Sì, lo consiglierei molto perché è un'esperienza veramente unica e indimenticabile. Ti arricchisce sia personalmente che culturalmente. Erasmus Plus costituisce quindi un'occasione unica per conoscere nuovi luoghi, nuove culture, nuovi amici e per apprendere una lingua straniera o perfezionare le proprie competenze linguistiche. Le attività educativo-didattiche proposte durante il tirocinio consentono di sviluppare negli studenti la consapevolezza di crescere come cittadini attivi e responsabili e inculca nelle loro giovani menti i valori dell'inclusione, dell'accoglienza e conoscenza reciproca, rafforzandone la dimensione europea. Il programma però è anche un'importante occasione formativa per i 7 docenti accompagnatori dell'istituto che si sono potuti confrontare con le diverse modalità di insegnamento. Professoressa, lei ha accompagnato i suoi ragazzi in Spagna, a Valencia, penso che sia stata una bella esperienza sia per i vostri studenti ma anche per voi docenti perché vi aprite a mentalità nuove e magari anche a modi di insegnare diversi in paesi che hanno tradizioni e costumi differenti rispetto al nostro. È vero, è stata un'esperienza veramente bellissima che porterò nel cuore. Era per me la prima esperienza proprio come accompagnatrice di questo progetto ed è stato bello perché di solito noi con i ragazzi abbiamo un rapporto che diciamo è molto diverso, basato più sull'aspetto del contenutistico. Qui invece abbiamo sperimentato proprio un rapporto 24 ore su 24 ed è stato veramente bellissimo perché mi sono resa conto, ho toccato con mano cosa significa effettivamente per questi ragazzi, per la prima volta magari lasciare il nido materno e affrontare il mondo anche nelle piccole cose, nelle piccole esperienze quotidiane a cui magari non sono abituati e quindi è stato veramente diciamo bello guidarli, accompagnarli in questa esperienza che ripeto ha lasciato molto dal punto di vista umano oltre che professionale insomma ecco anche a me. Ecco, può essere anche utile per il loro futuro, se intendono proseguire negli studi all'università, hanno avuto un'esperienza da soli, come ci accennava lei, in un paese estero, quindi hanno già le caratteristiche per poter essere pronti ad affrontare magari la vita universitaria che è un pochino più complessa e che richiede soprattutto una certa autonomia nell'organizzare gli studi e la vita di tutti i giorni. Sì, infatti, tra l'altro noi a Valencia eravamo ospiti proprio in una struttura che ospitava anche studenti universitari, quindi diciamo c'è stata anche l'opportunità per i ragazzi di fare esperienza, di conoscere oltre ad altri studenti delle scuole superiori di altre parti d'Italia, ma anche conoscere appunto la realtà universitaria con contatti con studenti provenienti poi da qualsiasi parte dell'Europa. Quindi diciamo ecco non con studenti italiani ma provenienti da altre parti. Quindi hanno avuto modo proprio di immergersi anche in questa nuova mentalità che è quella dell'università. Per realizzare tutto questo, per arrivare all'accreditamento, per partire con un progetto che già da 3 anni porta i vostri ragazzi all'estero, c'è stato anche un grande lavoro di preparazione che l'ha coinvolta in prima persona, professore. Sì, sicuramente dietro ogni progetto ci sono dei lavori molto importanti, impegnativi, chiaramente non solo personali ma di uno staff che collabora con me e con la dirigente scolastica, per cui si possono realizzare veramente grandi cose, grandi progetti come questi del programma Erasmus. Sono diversi anni che il Pocognoni è impegnato in progetti di questo genere che portano i ragazzi all'estero per degli stage di un mese o anche di una mobilità lunga di 3 mesi post diploma, per cui formano veramente sul campo i nostri ragazzi che sono di un istituto professionale, ma proprio perché sono di un istituto professionale occorre una formazione a 360 gradi e sicuramente una possibilità che viene data loro gratuita di andare un mese o addirittura 3 mesi in un paese europeo è sicuramente importantissimo sia
al momento, ma per una futura carriera lavorativa, perché inserire in un curriculum vitae anche uno stage all'estero sicuramente darà un valore aggiunto a quel curriculum vitae.